Vediamo, ci siamo. Oggi sarà difficoltoso come ieri? Chi lo sa? Ok. Buongiornissimo caffè, il caffè è già stato bevuto. Il caffè è già partito proprio a Lager. Ah, va bene. Buongiorno, buongiorno. Sai che sto avendo un problema super bizzarro con un hard disk SSD di quelli lì esterni USB minchia. Non lo so, stranissimo. Cioè mi va lentissimo, maledizione. Non capisco cosa gli prenda. C'è quel quadra che non cosa, tipo nel controller. Ehi. Oh, adesso sì che sembra un live stream, se non ci sono le lucine colorate. Buongiornissimo. Allora, ultimo bicchiere di succo di rappresentanza. No, nuovo di pacca, tra l'altro di quelli super fighi mini della Seagate. Promettono tipo 300 mega al secondo, ne vedo a malapena 50. E non capisco che cazzo c'ha. Devo provare magari a mettere il numero di serie sul sito e vedere se mi aggiornano il firmware, qualche cagata del genere. Stranissimo. È uno di quelli, come si chiamano, one touch. Ah sì, deve... È anche vero che la mia USB 3 su questo computer è PCI. Però tutti gli altri device funzionano in USB 3 senza problemi. Questo è un po'... rompe un po' il cazzo, come si dice. Non so come mai. Com'è possibile che ho già riempito di nuovo la cosa della plastica io? Ma com'è? Quanta plastica faccio? Quanta plastica... Com'è possibile? Cavacao. Smuti, mettiamo a posto. Oh, ma sai che il Mi Lite come smartwatch è abbastanza promosso? Il cavo sto usando quello originale, quello che c'era dentro nella scatola, perché è ancora uno di quelli type B da USB 3, se quelli bassi e lunghi, quelli orrendi, non è un USB-C. Uno di quelli slim, dovrò provare a cambiare quello, dovrei averne in giro uno di ricambio. Buongiorno, buongiorno. Alla fine è approvato, non è niente male, cioè per quello che costa, fa veramente il suo sporchissimo lavoro. Questa è plastica. Pazzesco, veramente... perché continuavo a non capire cosa c'era che non andava nelle mie operazioni di mining. Ed era quel cazzo di SSD lì che dicevo, cazzo, ma è impossibile che ci metto così tanto a creare un plot. Poi ho aperto la gestione attività di Windows e ho visto che andava tipo a 6-7 mega al secondo, che cioè una roba, cioè terzo mondo, cazzo. Adesso quanto sta andando? Cioè adesso sono su un disco USB 3 sullo stesso... Ah no, però anche qua fa... No, qui fa 60 mega al secondo. Ah, è un'altra roba, cazzo.
Cioè fa dei boost da 60 mega. Ah, sì, cazzo, così si ragiona, ma infatti sarà già più avanti, è già al 6%, esatto. Ma pensa a te, porca troia, di quella puttana dell'informatica. Bella l'informatica, eh. Io ero cappato da sto problema. Oppure mino direttamente sull'hard disk lento, chi se ne frega. Devo provare, se non sai cosa, lo provo, provo ad attaccare un altro computer per capire di chi è colpa. Attacco di sopra, faccio un benchmark e vedo che velocità c'ho se lo attacco direttamente su. Perché sto pensando, no, cioè è vero, ci staccavo anche le robe, non lo so. Windows 10 sul computer di ieri è salito senza grosse casini, ho già copiato i file di backup, posso adesso dargli un wifi, fargli il Titus script per Windows 10, mettere dentro un office, qualche driver e quello lì è a posto. Ok. La cosa che devo fare ok. A posto. Corsetta. Prendiamo il cosone, prendiamo il cosone. Rituale. Ci montiamo il computer. Borsetta, va bene. Mi sposto qua magari, se almeno ci vediamo. Ci vediamo in faccia, per quanto questa faccia possa essere guardabile la mattina a quest'ora. Si vede meglio questa rispetto agli altri giorni, porca vacca, si vede meglio. Un altro mestiere. Un po' storta. Non ho la bolla sulla videocamera. Ah, certo che c'ho la bolla. Invenzione del millennio, la bolla sui tre piedi. Pazzesco. Pazzesco. E oggi c'è una bella corsa. Doccia, su, faccio il video delle cuffie. Vediamo se riusciamo a fare tutto anche oggi. Buongiorno. Oggi siamo in 10. No, ma sai che è il counter tipo a me ne segna 6 adesso. È il counter di YouTube che non funziona. Stranissimo sta cosa. Secondo me c'è il counter che non ragiona. O forse questo format ha già rotto il cazzo. Questo è super probabile. È un format di merda, non sto piacendo neanche mai questo format del mattino. Scusate, Pichu! Imorte, fraternite, egalite. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mamma mia, fatica. Ah, tutti starnuti del mattino, cosa vorranno dire? Sarò stato shadow bannato da YouTube, finalmente, era ora. Per
perché devo litigare così tutte le volte con sta presa della corrente di merda? Ehi. Lo so, ma c'è quel quadro che non cosa in questo format del mattino. Cioè, non ho ancora individuato cosa, ma lo troverò. Io ti troverò. Com'è che era il... quel film di merda? Col con Neil Nilsson. Uè, sto provando... Era santone, lo svanchio, sono un vero poser. Con la sigaretta elettronica, figa, i liquidi del santone dello svapo. Allora, qui faccio così, gli dico tapis roulant, stringi il cinturino, è più stretto di così, go! Carino questo... soffio un secondo il naso prima di correre, perché sennò poi me ne pento e faccio tutto il workout a tirare su in modo molto poco elegante. Ah, molto meglio. Calorie una al momento. Va bene, scaldamento. Musica? Si è fermata. Chi gli ha detto di fermarsi? Perché tutti questi problemi tecnici? Si è fermata anche a voi? Sono pazzo io? Si sono spente le cuffie? Cosa cazzo? Ma ti pare? È andata giù, come ieri, è andata giù la connessione. Ah no, sto streamando. Che cazzo vuoi? Che... prego? Huh. Non va più in play. Ma dai. No, non va più internet. Però sono live. Che cosa vuol dire? È impossibile. Questa cosa è impossibile. No, c'è down anche Facebook, figurati. Ma non è down Facebook. Impossibile raggiungere il sito google.com? Ma veramente? Cos'è esploso? Il mio router? No, il mio router è su. Il mio Raspberry è giù. Il DNS è andato giù. Veramente? C'è down qualche DNS strano? O è il mio DNS che è down? No, 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 io non ho. Sto usando quello di Google. Sto usando il ping 8.8.8.8. No, DNS risponde. Ping www.google.com. Non pinga. È incredibile. Impossibile trovare l'host www.google.com. Però pingo l'IP diretto. Sono i DNS. Ma dai. Vabbè, me ne fotto. Se c'ho quel della musica scaricata, magari. Ho qualcosa che non sia sul cloud.
Dovrei avere, forse riesco a streamarlo dal Raspberry. Dovrei avere sullo SharePie. Impossibile accedere. Ah, certo, perché non posso vedere nemmeno il mio server, perché giustamente non mi dà l'IP. Ma porca. Ma pensate, buongiornissimo caffè proprio. DNS. DNS probe finished, pazzesco. Va bene, e Spotify funziona? Giusto per farci bannare. Com'è che si chiama quella playlist di... Oh, no, no, anche... Anche loro sono down. Ops, si sono verificati degli errori. Ops, un cazzo. È pazzesco. Va bene. Niente, correremo in silenzio. Mi rompe il cazzo per correre in silenzio. Non lo so, non so neanche se sono più live. Fa niente. Ignorerò il problema. Chissà se è andato giù questo. Ma tipo qua navigo? Cioè, giusto per curiosità. Qui navigo. No, il PC allora che è esploso. È esploso il DNS del PC. Che due coglioni però, cazzo ragazzi. Cioè sono live, ma non navigo più. Solo che se faccio adesso clic destro, proprietà, robe, perdo la live. Va bene, fa niente, correrò in silenzio, cazzo devo fare. Va bene, lo accetto. Tolgo le cuffie. Ogni tanto scrivetemi qualcosa in chat, giusto per capire che non sono da solo, pazzo a parlare da solo. Te comando. Robe che cazzo del boh, sa Dio, ogni tanto pure mi metto in play così mi vedo e qui sono live senza problemi. Ma che pensate, pensate, ci stanno hackerando. Scricchiolo ancora un pochino però, anche se ho messo l'olio. Forse ne ho messo poco. No, adesso ho smesso di scricchiolare. Bella l'informatica, però porca puttana merda, che fatica. È una di quelle robe, è come la borsa, no? Che ha creato l'essere umano ma che poi ha perso il controllo della stessa creazione e ci si rivolta contro. Sai cos'è? È il router della Telecom di merda, ecco cos'è, perché questo telefonino è sull'altro router e naviga. O Exere. O qualche mamma col SUV che mi sta rubando il wifi da fuori? No. Che livello. Insomma. Che delirio.
cosa mangio stasera a cena? Appena finito di far colazione sto già pensando a cena. Un complotto. Un complotto antiriperiano. Ah, sai cosa potrebbe essere? Ah no, però da prima andava. Si è fermato mentre ero live. Quindi non può essere anche il wifi della videocamera. Saddio. Ah, che mal di gambe stamattina, così random. Conan, qual è il meglio della vita? Palchi sul tuo braccio, praterie immense. Oh, Conan, qual è il meglio della vita? Cagare sul tavolino, mentre gli altri ci mangiano magari. È una cosa che mi rende gaudente. Grande Biglio, studia Biglio, ostia. Sto studi oggi, ancora diritto. Storia. Non ti passa un cazzo, figa? Non ti passa un cazzo, Biglio? Non ti passa veramente un cazzo? Io te l'ho detto che c'era la soluzione. Dovevi trombarti la direttrice. Dovevi trombarti la direttrice, farti promuovere e basta. Era l'unico modo vero di passare la challenge di Squid Game. Stabiglio, ricordi bei tempi che si correva la trucca, figa? Mi ha detto pirulana caosti. Psicomate, storia, diritto e altre due a caso. Un planning perfetto, Biglio. Planning inattaccabile. Cos'è che avevo visto? Hai visto, Biglio, che è uscito il nuovo Left 4 Dead? Buongiorno, buongiorno. Però hanno detto tutti che me non è proprio il massimo come l'originale che abbiamo giocato noi. Guarda, l'unica roba di cui ho voglia ultimamente, cazzo, sarebbe tirar su tipo un mini server di Minecraft. Quello sarebbe bello. Facciamo un serverino di Minecraft di Vita di Fra. Ricostruiamo la casa di Vita di Fra in Minecraft. Che livello, figa. Modello delle nuvole era yoga. Quindi quello proprio che si apre così. Buongiorno, buongiorno. Casa nelle nuvole, perché Davide Biglieni in chat in questo momento è uno di quelli che veniva ai LAN party di Casa Francesco, dove si faceva principalmente Dota 2. Penso sia stato il più longevo. Dota 2. Cos'è che abbiamo giocato tanto anche? Vabbè, sì, Counter-Strike. Però Counter-Strike poco. Counter-Strike era più un affare privato. E c'è stato un periodo che abbiamo fatto anche Minecraft, perché il tempo era veramente bello, cazzo. Serverino privato e via a costruire, figa, esplorare. Storia. Survival mode, ovviamente. Comeback is real. Madonna, che sparate, figa. Vabbè, Biglio, eravamo in forma, figa. Ci avevamo il ditino magico. Kart Rider è stato un altro brutto trip, figa. Madonna. Però Annie the Wall, figa, dito magico. Quando arrivi al punto in cui la gente ti scrive: oh, sei un cheater, è perché c'hai la mira buona, figa. Tipo, quelli non mi mancano, però, onestamente. Cioè, tipo, sono arrivato al punto in cui Counter-Strike non mi manca. Cioè, non ho voglia di accendere Dust 2 adesso. Zero, proprio. Ma anche Dota, anche Dotone.
Esatto. Finché non fai proprio un rage di quel tipo, figa, che chiudi e te ne vai, figa, perché c'è troppo le bestemmie. Sto pensando. Mi viene proprio voglia di giocare un cazzo, maledizione. Quanto siamo? Frequenza cardiaca? 120. E la madonna. Sì, forse l'unico è quello, un Minecraft proprio, però senza mod, cazzate, base baracca, survival. Ma lo sì, non ci starebbe. Perché tipo anche Hearthstone, quello di carte, non mi viene più voglia. Non mi gaso più. Proprio non mi gasa per niente. Ma non mi ha mai gasato. Cioè, non sono uno di quelli che si comprava i pacchetti di booster come faco, figa. Fallo studio vale. Come gioco sì. Pensando, mi ero scaricato un... però si gioca online dalle 6, esatto, server aperto soltanto dalle 6 e mezza alle 7 e mezza, poi chiude e hai un'ora per progredire. Non so se c'è qualche esperto di Minecraft all'ascolto, ma alla fine è meglio la Java o è meglio la Windows Edition di Minecraft? Quella roba lì non ho mai capito. Qual è delle due più giusta? Quella originale Java, io mi immagino. Oppure adesso la Windows 10 c'ha più robe, più figa. Beh. Roba è troppo nerd, anche per i pochi in chat stamattina. Sto già pensando al kebab. Figa. No, su mangiare pesante direi basta. Già ieri mi sono fatto una pasta che era più calorie che... Per stasera un po' che si potrebbe prendere. Posto di nuovo che ho aperto a Bergamo, magari. Bel po' che. Andate al posto dove cadono le vecchie? Il biglio è capace figa di portarmi a cena in quei posti, cioè dove ci sono, cioè le signore di 60 anni che si alcolizzano e cadono figa dalle sedie mentre tu cerchi di mangiarti il tuo kebab, capito, in pace, mentre secondo me di fuori stanno spacciando qualsiasi sostanza illegale. Sento tranquillo tuo Peroni, perché no, figa, i peggiori bar di Caracas, Cristo. Sta figa, Biglio, effettivamente, cioè, ok, lì il kebab è molto buono, ma non è proprio, cioè, un quartiere super raffinato, nel senso, cioè, parliamoci chiaro, cioè, c'è della malavita comunque, cioè, in quei 100 metri quadrati, non è che sono proprio dei signori, nel senso, cioè sono dei signori, ma sono dei signori, dei signori dei cavalli, però figa. Ma che tamina che c'hanno in corpo. Però il kebab è molto buono. Kebby, salsina, figa. Perfect.
posti, figa. Esatto. Sei del quartiere in quella malavita. Madonna. Sai cos'è che mi spiace sempre, tipo, quando ci passo davanti, che ha chiuso l'Happy Days di Bergamo, quello vicino alla stazione. Penso, quella è stato le giornate di scuola lì, che è a scuola, cazzo. Mi è spiaciuto vederlo chiuso. Sa che c'erano i due proprietari? Quello di Terno e quell'altro di Ponte. Basta. Vieni. Un pezzo di storia della scuola di Bergamo, che se ne va quello lì. Ed è un bar. Nel senso, giusto per farvi capire. E oggi scuola? No, happy, esatto. Cioè, era proprio... te, boh, figa, una di quelle robe, uno di quegli errori di sistema proprio. Incredibili. Tra quello, il Futura. Ma cosa c'era? Il, quello che aveva il boschetto, oddio come si chiamava, con le, sulle pareti c'erano gli alberi. Il... Ah, non mi viene. Troppo tempo. Ma secondo me ha scemato, cioè la gente, cioè il ragazzino che buca a scuola non va più ad alcolizzarsi al bar, fortunatamente, per carità di Dio. Non dico che fosse una pratica consigliata per l'apprendimento, diciamo. Però sì, il giovane d'oggi non va a farsi campare col bianco all'Happy. Mi ci sta anche che sia chiuso. Però mi è spiaciuto. È un po' come se chiudesse la Corsarola di Bergamo Alta. O il Circolino. Cioè, il giorno che chiuderà il Circolino di Bergamo Alta, comunque sarà lutto nazionale. Sono quei posti, ogni città secondo me c'ha i suoi posti che sono diventati oltre l'arredamento. Bigiare, impiccare, biglio, non si dice bigiare. È arrivato il Mario. Inizia a sudare, eh? Al chilometro 53. Però sì, penso che ogni paese c'ha il suo happy days, baretto dall'impiccagione di scuola. Tagliare la Irma. Vai Sbigliuz, buono studio. Tuonare sempre. Esatto, ora saltano direttamente l'alcol, vanno direttamente sulle droghe pesanti. Cosa fanno i giovani d'oggi? Vanno in monopattino. Monopattino elettrico. Parlano di Fortnite. Fanno i TikTok. Faccio un selfie. Fanno i TikTok.
parlano di come sconfiggere il patriarcato. Esatto. Ma sarà sempre così. I vecchi derideranno i giovani derideranno i vecchi. E noi siamo i vecchi. Questa è la verità. Quanto sono in Capueco. Visto, cos'è che era pre-Covid, una delle ultime manifestazioni studentesche? Madonna, cioè c'erano 10 persone, una tristezza. Oh! Zalando? No, non è mio. Love me, wear me? Sì, è Zalando. Ho già ordinato, si dovrebbe arrivare, mi sa, lunedì però. Riusciamo a tirare lunedì con quelle cialde lì? No, non vanno, figa, buttale, bruciale. Usale come mangime, figa dei maiali. Tu manca. 50 passi. Sì, bravo, vanno a protestare per il clima. Ah, vaffanculo. Può essere, hai ragione Mike, che quelli che fanno, non fanno, non fanno notizie e non li senti. Può essere. Io spero, guarda, spero veramente che ci siano. Che poi... quando entreranno nel mondo del lavoro troveranno noi che abbiamo fatto una vita di merda, saremo acidissimi e li tratteremo malissimo. Credo uno con le ultime forze. Sto comodo però, eh. Trick. Voilà. No, ciao. Senza rotelle morio. Cos'è? Sì. Zalando. Sì. Se corre. Basta. Fine. Già, devo stoppare questo. Stop. Il computer là come va, allora? Adesso si è ripreso, devo solo mettere dentro un po' di aggiornamenti. Ma ce la fa? Sì. Qua ne conta di più di passi? Bello però. Ma va bene. Sì. Io no, costa una puttanata. No, no, è uno di quelli proprio base baracca. Adesso rimonto qua la storia, così finisco di... almeno... vediamo, l'ultima provata. Sì, poi dopo magari... vedo quando puoi venire a rimontarvelo, perché perché sarà da riattaccare la stampante, l'internet, le robe, magari è tutto un caos. No, è un caos, no, però le due robe bisognerà farle.
vero, perché hanno il registro elettronico, c'hai ragione. Ah, è una menata. Ah. Va bene, signore, andrò a buttarmi in doccia. Tanto che riattacchiamo questo. Mi ricordo più dove ho rubato questo schermo visia. L'ho rubato da qualche parte. Secondo me non è mio. Non ha la faccia che è mio. Esatto, ci vediamo domani pomeriggio. Questo c'è. Mouse e tastiera e ci siamo. Ci vediamo. Grazie anche per la compagnia di stamattina. Adesso cerco di capire cosa vogliono i DNS di sto computer. Ma è ancora bloccato? Sì. Sai il cazzo. Buona giornata a tutti, ci vediamo!